tesori di meraviglia. E oggi cosa faremo? Vedete questo muro quanto è bianco? È schifoso! Quindi lo abbellirò con un bellissimo disegno. Abbiamo acquistato questi smalti, ma non per unghie, ragazzi, perché io faccio il gel. Poi guardate che bel pennellone che ho preso. Mettiamo un po' di journal. Beh, ma puzza! Ma quello aveva detto che non puzzava. Ma che sta puzza di pesce? Te l'ho detto! Oh sì, ha certificato il c***o suo, madonna. Sala tutto il certificato, questo non puzza, se respira non fa male, peggio della vernice normale. Io preparo il pavimento, perché comunque chi lo vuole sporco, io no. Una qui, una qui. No, lo rosco come lo tengo. Sì, ora sì, sapevo che questo coso mi sarebbe servito un giorno. Che certo, non ti piace il mio outfit? Non ce posso credere. Ma dovrei trovare fuori questa cosa. Oh dai, io apro il pennellone. È un bel pennello, devo dire, con questa cresta gialla ci sta. Io ci provo, eh. Scusa, non è una cosa di riferimento, sta andando così. Sì. Bello, mi piace. Non ha nessuna reference. Ragazzi, bellissimo. Bellissimo. Voglio fare l'imbianchino. Hai comprato un chilo di vernice, usa. No, che fai quel cosetto? Ho rovinato il muro di casa mia. Quanto ci mette ad asciugare? Qualche ora, 2, 3, 4 ore. No! Se il signore sia lodato. Dici che fanno per me queste campane? Sotto il tuo muro andato. Sto smalto. Che? Un'unghia gigante. Sembri il rotolo di carta stagnola con la ciglia già sopra. Siete in sta posizione poi. Quando vai il tuo spazio? Sei la tuta per la sauna? Forse perché davvero sto a fare la sauna qua dentro. Te credo, stai in un involucro di plastica. Guarda se mi rovini l'opera. Ma falla finita. Ragazzi, guardate questo che pennellino, un po' pennelletto. Come facevano quelli a fare gli affreschi? Con che voglia? Un giorno lo faccio, che qualcuno mi dà un muro. Farò qua, se mi fai un bel affresco lo puoi fare. Questo diventerà una casa d'arte. Cosa vuoi, una Madonna? Sì. Ottima sagomatura. Vado a lavare i panels, raghi, aspettiamo che si asciuga questo coso. Adesso dipingerò i contorni per farvi un ok, devo vedere dove devo colorare dopo. Dimmi, mi stai mostrando il culo? Sì. Non ci sono, immaginate, 100 grammi l'ho fatto bene. Sì, alla Michelangelo proprio. Vabbè, no, Michelangelo le faceva un po' uomini le madonne. Invece se tu scrivi Gesù ne trovi 20.000 di foto decenti. Ti piace? Certo, è un po' il collo largo, eh. Capito? A Lili, ti piace sta Madonna? Madonna, non mi piace tanto. Ne voglio una più... Ah, che no! Lili ha chiesto ballo. Il ballo di San Vito. Questo è il color. Un bel calzino. Sare, però, mi fai spaventare, eh? Ma chi è che cerca Madonna con bambino da colorare? Sono sgravata, oh! Che ne oh, guarda questa. Mi piace. Ha giudicato sta Madonna. Ora farò le ombre con il rosa più scuro. Madonnero, Madonnaro. Non vuoi fare il Madonnaro da grande? Mocco mocco. Non trovo come, ma la spavia Madonna. Fai la cesta Madonna. Fai la cesta Mado. Veramente io vedo solo tre palle. Sara ti sta disegnando delle palle. Oh, lì, lì, dovrò prendere le misure in qualche modo. Con le tue palle le prendi. Ma che stai dicendo? Stai pure a registrare. La gente pensa più alle misure per i disegni che le palle. Adesso vi delizierò con delle curiosità. Le stelle cadenti sono la dimostrazione che si può essere bellissimi anche quando si cade. Ma vaffanculo. Sono complicata. Mi piace stare sola, ma odio sentirmi sola. Fatta a fare amici. I consigli di Sara. Ho visto persone a pezzi aiutare chi aveva solo una crepa. Dove cazzo stai, nel mondo immaginario? Se avesse voluto te sarebbe con te, punto. Ha ragione. Oh Gesù, a tutti manca qualcosa, persino all'infinito manca la fine. Beh, che sei tutto di sotto. Ma dai, ma li senti? Sono veramente ridicoli. Cioè, se uno si gira e ti dice una cosa del genere, tu te ne devi andare. La fresca dovresti mettere il gesso e dipingerci. Ma quella è la fresca. Vabbè, siamo nel 2018, nuove tecniche mondiali. Sì, quella è. Ma qua ci verrà il Papa stesso.
Se comunque la situazione è degenerata e Soares ha fatto una madonna e adesso la correrà. Io ho finito questo e adesso diamo i giusti punti luce. Soares, ma ti stai facendo la tavolozza rinascimentale? Sì, guarda che è difficile prendere una rinascimentale senza buco. C'ha ragione, Soares. Ho scordato un passaggio importante. Allargare il buco, che devi fare? La matita è infame. Guarda la madonna e ride. Non si ride dei santi. Ah, è la risata rinascimentale. Vai, faccio vedere sto rinascimento. Lo faccio vedere io. Lo faccio vedere io. Michelangelo. E siccome una pezzo di chiesa qua dentro. Non vedi sto rinascimento, Soares? Soares, il naso rosso è da ubriaconi. Sto calma, Dio, è tutta una base. Una base? Una base coat? No, è la traccia di prima. Guardate come stende le pennellate. Il campione Soares. Campione! Non so poi. Dai, campione, andiamo a fare due lanci. Junior, posso tenerlo? Junior, che so, Dragon Ball. A me piaceva Vegeta, ma da piccolo dicevo, è un vegetale. Un pezzo di merda. Allora, ma era più figo. A me era il mio prefe. Era solo un invidioso del cazzo. Era un figo. Un invidioso. Ma era più carino. Goku è più forte. Ma vaffanculo, Goku, non mi è mai piaciuto quel ragazzo. No. Ma dai, degenerava la versione scimmione d'oro. Tu vorresti essere uno scimmione dorato? Io già sono uno scimmione dorato. Certo, dipingeva a buio. Beh, Livia, così ma hai che ti l'esperienza degli antichi, mica ce l'avevano. Che c'è? Avevamo le candele noi, Noi. Soares, quanti anni hai? Più o meno 400. Beh, me li porto bene. Sei un decrepito di merda. Pure decrepito di merda. Veramente non hai limite allo schifo. Penso che il mio divertimento più divertente della mia vita è prendere quel culo su. Veramente è spassosissimo. Penso che non mi stancherò mai di farlo. E vai, spassate, spassate. Soares, ma è rinascimentale. Poi cosa ne pensa il maestro? Sei tu. Ah. Siamo nella tua bottega. Ah, posso decidere io. Beh, decido pizza a colazione per sempre. Oh, mi piace lavorare qua. Ma infatti a me fa rodere il culo che in un sacco di posti se ci vai di mattina non ci sono le cose salate. Ma se la voglio. Perché nessuno se la pia la pizza la mattina. Io me la pio. Poi se sentono in colpa che si sono mangiati di tutto qua la roba. Ma tanto la mattina. Sono ciccione. Ma la mattina ci puoi sono spuntare. Tu fai così quando mangi la pizza. Sì, oddio, mi pizza, ti prego. Voglio sentirlo live. Cioè, non ti sentire in colpa. E ormai me la sono mangiata. Manco una fetta. Ho detto, sono ciccione. Mi immagino a me al bar. Mezzo a tutti, sono ciccione. In pizzeria. Magari c'è qualcuno che lo fa. A parte te. Magari un rinascimentale. Guarda, sì, il pizzetto. Sto usando la mezz'ora del tuo telefono come sottopiatto. Perché stai scherzando? Io spero tu stia scherzando. Ma se mi giro e c'è il mio telefono. Ma davvero? Ho fatto i punti luce e i colors. Il rinascimento è nell'aria qui in bottega. Il maestro dipinge con cura ogni singola pennellata. Maestro, ma come fa? Gli chiedono, come fa? Fatti i cazzi tu. Come suonano bene questi pellegrini. Voglio una chiesa. Inizio a dipingere Madonna e vuole andare in chiesa. È il suo pomeriggio mistico. Ha finalmente visto la fede. Ma poi cosa dicono? Ciao, alleluia. Io capisco scialla. Scialla, scialla. Oh, io voglio alleluia, oh. Alleluia, alleluia. Livia, non puoi dipingere così. Metto un dito al bianco. C'è la musica rinascimentale. E maremma bufaiola. Che cazzo dei? La ride sta. Dai, no, mi hai fatto sbagliare. Ehi, mi hai fatto ridere nel momento sbagliato.
arriva il re, sua maestà. Inchinatevi tutti alla sua corte. Ladro! Gendarmi! Oggi è una gran festa a corte, cioè. Sergio, non ti vedo scatenato. Che cazzo di scatene? Devi fare un balletto. Sì. Ma questi si ascoltavano sta roba di merda. Oh, ho sentito l'ultimo pezzo di sto coglione. Sono una porcata. Oh, oh, stessa sgravata, oh. Molto meglio. Ho chiamato un famoso affreschista. Raffrescometro. E dunque sono qui. Direttamente da Rinascimento. Le scarpe forse non sono le più adatte. Perché non potete girare. Le babbucce di cuoio. Le babbucce. Le babbucce. Le babbucce. Oh, passami le mie babbucce. Non so le mie babbucce. La situazione si fa esilarante. Nella bottega. L'allievo che supera il maestro. Un applauso, ma che è? Un flauto. Un flauto alle babbucce. Devo fare color babbuccia. Senti via che adesso scontiamo noi. Senti via noi che ti vogliono miseria in una bottega. Ma stavo in una bottega, oh. Oh sì, su, adesso l'ora del make-up. Ma che cazzo è? I canti gregoriani dobbiamo. Quali sono? Sì, mettili. I canti gregoriani. Il mio cantante preferito, Lidia. Del mio cantore favorito. Rita di gioia, mia cara donzella. Benvenuti nella casa del Signore. Oh! DJ, cosa ci proponi? Sento il potere. Guardate quanto è bravo Suarez, ottimo make up. No. Vai Suarez! Scatenati! Come dice il buon Filippo, l'uva passa sono le caramelle della natura. Quando la porta dalla montagna, veramente. È una festa. Ricorda che non solo tu esisti, questo è il mondo dei protisti. Beh, io direi che ho finito. Oddio. Raga, questo è il risultato finito. Oggi è il giorno dopo, sì. Cosa è? Sei ancora alle prese con l'amado? Per quanto ne avrai ancora? Un po'. Maestro, di nuovo qui. Che devi fare? Maestro! Ti sta ancora guidando il Signore? No. Quale Signore? No, non c'è stata musica di chiesa, quindi non mi è entrato il Signore. La situazione è degenerata qui in bottega. Il maestro sta continuando a dipingere. Poi c'è il giudice. Assolta. Gendarmi. La novizia. La balia di corte. Cosa le porta in bottega? La bici. Cos'è? Il ciclo. Ah, il ciclo. E poi ci sono io. Il coach. Ma non c'era la bici, ma c'era il coach. Ah, il maestro di Satana. Perché è la mia bottega. Mastro Livia.